Ben ritrovati gentili telespettatori con questo nuovo appuntamento con In Rete, la trasmissione di TLT che racconta lo sport molisano. Come sempre, prima di cominciare andiamo a vedere insieme i risultati e le classifiche del campionato di Serie D. Il Campobasso con la Serie C già in tasca si arrende per 3-2 sul terreno di gioco del Pineto. Nonostante la sconfitta, però, il cammino dei rossoblù resta encomiabile, ma andiamo a vedere com'è andata. Nell'ultima giornata di campionato il Pineto vince per 3-2 tra le mura amiche contro il Campobasso. In vantaggio i biancazzurri con Baldinini, Minozzi alla mezz'ora raddoppia per i suoi. Nella ripresa spettacolare i molisani nel giro di un giro di lancette pareggiano con Di Domenico Antonio e Zammarchi. Gli Adriatici d'orgoglio rimettono la freccia col classe 2003 del Mastro e guadagnano per la classifica avulsa il terzo posto nei playoff. Calcio d'inizio per i padroni di casa, pronti via, è il Pineto, sfiora il vantaggio, errore di Oliva, Baldini pesca Minincleri che sbaglia calciando sul fondo, la risposta molisana porta la firma di Rossetti, la sua conclusione docile viene bloccata da Mercorelli, gli Adriatici vogliono il vantaggio, Minincleri rapace recupera la sfera, Baldini di potenza trova la deviazione di un difensore in corner, al 18° arriva il meritato vantaggio dalla bandierina, Minozzi pesca proprio Baldini riesce a confezionare il preziosissimo 1-0. Sulle ali dell'entusiasmo la formazione di Pomante prova a raddoppiare. Minozzi converge e conclude. Oliva mura la conclusione dell'ex Tolentino. La squadra del presidente Brocco vuole il raddoppio. Minozzi ruba palla, alza la testa e conclude. Il numero 17 fredda come un cecchino. Oliva allunga per i suoi e trova il 15° centro personale in stagione, superando il proprio record personale di marcature realizzate. Nella ripresa il Campobasso prova ad accorciare, De Biase si accentra e conclude, pallone alto sopra la traversa, sempre i molisani vanno vicini al 2-1. Su calcio d'angolo dal Mazzi in corna, sfera di poco alta sul fondo, i biancazzurri rispondono al 10° cross di Della Quercia, ma Striporto ha anticipato di un soffio sulla linea e successivamente fuori di confusione segnalato da Agostoni di Milano. Il Campobasso non ci sta, Rossetti azione personale in area, Mercorelli smanaccia ma Di Domenico Antonio tap-in semplice semplice a porta sguarnita. I Lupi con grinta pareggiano subito, incomprensione della difesa abruzzese, Zammarchi ringrazia e pareggia per gli ospiti. I biancazzurri però vogliono la vittoria, Cernaz riesce con la punta dello scarpino a concludere ma non riesce a centrare il bersaglio grosso. Mister Pomante si sbilancia e vuole la vittoria con Del Mastro al posto di Mesisca, la mossa paga su corner proprio Del Mastro, buca la retroguardia rosso-blu per il pesantissimo 3-2. Nel finale non succede più nulla, il Pineto con questo successo vola al terzo posto solitario in classifica e affronterà la Cinzia Albalonga nel primo turno dei playoff. Al termine del match poi sorpresa dalle note emozionanti, Cercelluti davanti all'intero Mariani Pavone chiede alla propria fidanzata di sposarlo, suscitando l'emozione e la commozione di tutti i presenti. Tutte le partite hanno un senso, perdere non piace a nessuno, quindi noi siamo di qua con l'idea di fare la partita e cercare di fare il risultato, quindi questo è chiaro, al di là di che abbiamo dato spazio a qualcuno che ha giocato meno, questo è normale, in queste due partite l'abbiamo fatto e era giusto farlo, quindi, però devo dire che alla fine abbiamo retto bene, abbiamo fatto una buona partita. Purtroppo abbiamo pagato su due calci piazzati, abbiamo subito gol, col Pineto purtroppo è una costante anche in campionato lo scorso anno, quindi, però sono contento della prestazione dei ragazzi, cioè, se abbiamo giocato, abbiamo cambiato modulo, quindi i ragazzi si sono adattati molto bene, quindi sono contento. Ma sì, i tempi sono stretti per quanto riguarda le incartamenti burocratici, quindi per l'iscrizione, quindi la società si sta adoperando a questo, era già preparata, sapeva di questa situazione, quindi
saranno in grado di fare il tutto al meglio. Per quanto riguarda me, ho detto, anche qui siamo nei tempi stretti, ci incontreremo. Finora non abbiamo fatto nulla, aspettavamo la chiusura di questa settimana per poi vederci, quindi nei prossimi giorni sicuramente possiamo avere qualche indicazione in più. Quindi l'idea, come ho detto, lo ribadisco, è quella di poter continuare, quindi c'è solo da sedersi intorno a un tavolo e cercare di far combaciare quelle che sono l'organizzazione, le idee e mie con quelle della società. La storia parla chiaro, le squadre che di solito vincono dei campionati l'anno successivo, riproponendo gran parte dell'organico, fanno anche abbastanza bene, ma al di là di questo noi cambiamo categoria e quindi ci sarà da cambiare qualcosa se dovesse essere, per quanto mi riguarda, però gran parte del zoccolo duro di questa squadra che ha ben fatto in questi due anni ha le caratteristiche, le potenzialità per poter far bene nelle categorie superiori, quindi di questo siamo convinti. Vediamo. Per quanto mi riguarda, terrei tutti perché se lo meriterebbero tutti, questo è chiaro, però purtroppo la legge del calcio a volte è anche questa, quindi bisogna saperlo accettare, però gran parte credo che il gruppo verrà mantenuto. Una sconfitta per 3-2 contro il Tolentino per il Vasto Girardi, che chiude la stagione 2020-2021 a quota 40 punti, che valgono il 15° posto in classifica, ma andiamo a vedere. Ultimo atto della stagione 2020-2021 del girone F della Serie D, una stagione durata ben 285 giorni, interminabili tra interruzioni e ripartenze. La seconda stagione consecutiva culminata con il Covid 2019. Al della vittoria si affrontano i padroni di casa e il Vasto Girardi, due formazioni che se fosse stato un normale campionato avrebbero lottato per un posto solo e per la permanenza in Serie D. Invece le due formazioni sono già proiettate alla futura stagione, consapevole di poter mantenere un posto in Serie D anche per la stagione calcistica 2021-2022. Ultimi 90 di gioco con sperimentazione su entrambi i fronti. Rientra Conti sul rettangolo di gioco che prende il posto di Giorgio Pagliari, appiedato dal giudice sportivo. In avanti Cicconetti fa coppia con Padovani, 3-5-2 il modulo consueto di mister Andrea Mosconi. I molisani invece sono mandati in campo dal trainer Prosperi con uno spregiudicato 3-4-3. Al primo affondo il risultato si sblocca immediatamente, siamo al terzo giro dell'orologio. Nella propria metà campo Strano scivola, recupera palla Mercai che elude un avversario, tocco per Salantino che ha tutto il tempo per mettere la sfera alle spalle di Giorgio. Al 14° la prima risposta dei padroni di casa, Rozzi al termine di un'azione manovrata manda il pallone sul fondo. Al secondo vero tentativo in avanti si ristabilisce la parità per i padroni di casa, sulla tre quarti punizione che viene battuta da Conti, respinge senza trattenere il portiere ospite ed è bravo Capezzali di testa ad insaccare per l'1-1. Siamo al 21° quando Saladino, dopo aver vinto un paio di rimpalli, prova la conclusione a giro e la sfera che finisce sul fondo. Al 28° susseguentemente al primo calcio d'angolo Cremsi, prima la conclusione di Capizzani viene respinta dal numero 1 ospite, poi Paolo Tortelli in precario equilibrio spara sul fondo. L'ultima occasione a 10 minuti dal termine ancora per i Cremisi, giro palla dalla destra, apertura di Tortelli per Padovani che manda il pallone ancora una volta al lato. Si ritorna per la ripresa in campo con gli stessi effettivi, al sesto Padovani dalla sinistra Tercenzra, prova di prima intenzione, palla sul fondo. All'ottavo il risultato cambia di nuovo, Guida giunge al fondo, crossa, mette il pallone sulla testa di Minchillo che prova la conclusione. Sulla linea c'è un difensore Cremisi che manda il pallone direttamente sulla traversa, ma l'arbitro su segnalazione del guardalinea concede appunto il gol in favore della formazione ospite che si porta così sul 2-1. Al 14° Marcai potrebbe chiudere la partita per gli ospiti, ma viene fermato in aria dai difensori Cremisi, proteste da parte della formazione ospite per la mancata concessione del calcio di rigore. Siamo al 17° di sulla sinistra tra Severini appena entrato e Padovani e palla di nuovo alle spalle del numero 1 ospite per il 2-2. Al 18° Guido allunga per Ranconi che si libera in aria Cremisi che però spara addosso al Giorgi. 4 minuti più tardi il vantaggio Cremisi è servito, Padovani per Cicconetti, questa volta azzecca la giusta traiettoria e porta così in vantaggio il Tolentino. Al 33° Pesce trova ancora la conclusione a giro che però si spegne sul palo basso della porta difesa appunto dal numero 1 Cremisi. Il pallone poi va a terminare sul fondo. Al 3 minuti dal termine Salatini che prova la diagonale che si spegne sopra la rete esterna difesa dal numero 1 Cremisi Giorgio. Finisce quindi con la 9ª vittoria Cremisi che chiude così a quota 40 in classifica e riesce per il terzo anno consecutivo a rimanere in Serie D.
Allora, mister, una partita giocata, l'ultima di campionato, ma si è veramente giocato fino all'ultimo istante? Ma noi abbiamo giocato sempre così. Normale, abbiamo fatto anche oggi degli errori un po' grossolani, però ci possono stare. È stata una bella partita. Credo che meritavamo sicuramente qualcosa, forse molto di più, però va bene così. Ecco, il rammarico suo è sull'azione dove praticamente c'era forse un rigore sul suo giocatore. Forse è meglio togliere il forse. Ma sì, anche quello. Poi sul 2-2 abbiamo avuto due o tre occasioni incredibili. Il palo, abbiamo preso il 3-2 in maniera molto goffa, su un errore, però ripeto, gli errori ci stanno quando una squadra è giovane, si fanno e servono per crescere. Si guarda ora al futuro, il prossimo anno sarà ancora sulla panchina del Vasto Girardi? Ma devo parlare col presidente, quindi avrò modo di parlarci in settimane e vediamo. Si conclude con un pareggio per 2-2 con il Montegiorgio, il cammino dell'Olimpia Agnonese, che resta in fondo alla classifica e saluta momentaneamente la Serie D. Il pareggio interno casalingo al Civitelle non salva l'Agnonese dall'ultima posizione, appena 15 punti conquistati in 34 gare di campionato in una stagione condita da troppi errori tecnici e societari a monte. Il 2-2 finale contro il Montegiorgio serve solo per evitare la 26esima sconfitta di un torneo avaro di soddisfazioni, appena 3 successi e 6 pari. Di Amaia e Sabone le reti per i Granata, Trillini e Lupoli per i marchigiani. L'argentino Amaia scalda i guantoni e Gagliardini dalla distanza e il portiere ospite si distende a terra. Amaia replica poco dopo e questa volta Gagliardini è sorpreso sul primo palo. La sfera si infila tra i legni e l'estremo difensore. L'Olimpia passa 1-0. Il Montegiorgio nei primi 45 minuti è tutto in questa verticalizzazione dinanzi a Caputo, ma Pampano pizzica male il cuoio da distanza ravvicinata. Ripresa, Amaia in giornata di vena e sorprende la retroguardia ospite da posizione impossibile, 2-0 però solo sfiorato. A sorpresa arriva invece il pari dei marchigiani con Lupoli, favorito da un tocco sfortunato di Pejic. L'11 di Eddie Mengo ci crede, ancora Pampano quasi dal fondo fa carambolare la sfera, prima sul corpo di Caputo e poi sulla traversa. Al quarto d'ora i locali perdono per l'ennesima espulsione della stagione di Lollo per doppia ammonizione. Ne approfitta la formazione viaggiante che subito dopo si porta in vantaggio. Trillini dà un dispiacere a Caputo con una perfetta pennellata su calcio piazzato. L'Agnonese non demorde e raggiunge il meritato pareggio con Sapone, prima agganciato ai limiti dell'area di rigore. Poi è la stessa punta calabrese a trasformare dagli 11 metri prima della mezz'ora. Nel finale Verdecchio in contropiede non è preciso nella conclusione e infine Maia cicca il possibile 3-2 dinanzi a Gagliardini sul filo di lana. Allo stadio Civitelle cala il sipario, 2-2 il risultato finale e ultimo posto per i Granata nel raggruppamento F. Bellissima prestazione, veramente grande prestazione, sia in 11 che in 10 uomini. È stata un po' però lo specchio della stagione, perché come in tante altre occasioni abbiamo avuto tante palle gol non sfruttate e loro alla prima occasione poi ci fanno gol. Però oggi è il giorno, insomma, che è di ringraziare un po' tutti, magari lo faremo più avanti. Però sì, prestazione grande, ottima, anche oggi qualche gol in più dovevamo farlo, però va bene così. Il sacrificio c'è stato, la voglia di correre e di combattere c'è stata fino all'ultimo minuto. L'espulsione, come sempre, come più volte è capitato durante la stagione, è andata a determinare la partita. Loro poi, tra l'altro, sulla stessa espulsione, sul calcio punizione, come hai detto tu, hanno fatto un gran gol. E quindi questo è. C'è da dire che poi in 10 io ho visto un'Agnonese grandissima, che ha provato ad andare in gol in ogni occasione. Abbiamo avuto l'occasione con Amaia, credo di sinistro, davanti al portiere, però niente, il ragazzo non è riuscito a mettere la palla in rete, l'altra sempre con lui, credo, di testa. Insomma, hanno combattuto fino all'ultimo, c'è solo da ringraziarli. L'Aurora Alto Casertano batte l'Isernia Fraterna ai calci di rigore e si aggiudica di diritto l'accesso al campionato di Serie D 2021-2022, doccia fredda per l'Isernia che adesso può sperare soltanto nel ripescaggio, ma andiamo a vedere com'è andata.
Per la finale del mini torneo del campionato molisano del calcio di eccellenza, Aurora Alto Casertano e Isernia si affrontano sul terreno di gioco dello stadio in contrada Selvapiana a Campobasso. Il premio in palio di quelli che contano, vincere significa entrare di diritto nel prossimo campionato di Serie D. Dare là la partita ci pensano i biancocelesti dell'Isernia Fraterna grazie alla progressione di Vitale che prova la conclusione, pronta però la respinta di Paglia. La risposta dell'Aurora arriva appena un paio di giri di lancetta più tardi e porta la firma del numero 7 Pamuk che prova la conclusione ma spara alto. L'equilibrio tattico dura poco però perché dopo i primi 5 minuti di studio i casertani si lanciano subito all'assalto capitanati dal loro bomber, il numero 10 Panico che complice una progressione al vetriolo dei biancorossi insacca l'1-0. Dopo una frazione di equilibrio l'Isernia Fraterna si riaffaccia in avanti al 22esimo grazie ad un calcio d'angolo che favorisce Vitale, la sua conclusione però fa la barba al palo. Dopo i primi 20 minuti vissuti tutti d'un fiato la partita si raffredda complice anche un'Isernia che prende progressivo coraggio al centro del campo e riesce così ad arginare le geometrie tattiche di Mister Rega. Al 15esimo cambio del sempiterno Pozziello che a 46 anni si dimostra ancora in grado di garantire un importante contributo all'ecosistema dell'Aurora Alto Casertano. Dare uno sveglione al secondo tempo però ci pensa ancora una volta l'Aurora grazie al solito Pamuk che legge bene l'azione e buca agilmente la difesa avversaria. La conclusione però non porta frutti. Quando siamo a pochi minuti dalla fine però l'Isernia rialza la testa e complice una sbavatura in difesa Lombardi coglie la gliottocchia sola e riporta in equilibrio il risultato facendo esplodere la gioia dei tifosi biancocelesti. Al 49esimo occasionissima per i casertani con Panico che riceve una sfera interessantissima a fronte di una buona trama dei suoi, la conclusione però incontra Amoroso che si fa trovare pronto e disinnesca. I regolamentari terminano con le squadre ormai allo stremo e con altri due tempi da 15 minuti da dover disputare. La situazione è confermata anche dal fatto che le due squadre non mordono. Si va ai calci di rigore ad essere decisivo ma in negativo sul dischetto per i biancocelesti e di Leonardo che pecca di inesperienza e si lascia ipnotizzare dal numero 1 Paglia. Dall'altro lato a regalare la gioia ai suoi ci pensa Luigi Rega che insacca il decisivo e fa esplodere la festa. L'Aurora Alto Casertano è in Serie D. Presidente, una partita a cardiopalma, due tempi regolamentari, due supplementari, calci di rigore, alla fine però il sogno si è realizzato. Sì, il sogno si è realizzato, è davvero un sogno perché pensavamo che ci sfumasse così davanti agli occhi con tutta la preparazione, tutto il campionato dell'andata, settembre-ottobre. Abbiamo dato due punti all'Isernia in quei frangenti, altre cinque l'abbiamo dato in questo mini torneo, sembrava veramente ingiusto, però il calcio è questo, cioè il rovesciamento dei fronti, può capitare di tutto e stasera stava per ricapitare un'altra volta, però ce l'abbiamo fatta. Ecco, che cosa ha provato al 37esimo quando l'Isernia è riuscita ad agguantare il pareggio? È stata veramente una doccia fredda. È stata una disattenzione del nostro terzino che ha passato la palla al portiere, purtroppo l'ha fatta corta e abbiamo praticamente fatto un passaggio all'avversario che lucidamente ha segnato. Eravamo convinti dei nostri mezzi, ma vi giuro a un certo punto il centrocampo e la squadra non ha girato più come prima, l'Isernia ha preso coraggio e quindi si è aperta a tutti i risultati la partita. Ecco, anche onore al merito all'Isernia che comunque ha disputato una buona partita contro un avversario che secondo i pronostici era lo strafavorito. Allora l'Isernia, prima di tutto gli vanno fatti i complimenti perché sono dei veri signori, hanno interpretato la partita soltanto da un punto di vista agonistico e sono stati molto corretti. E soprattutto l'Isernia vanno i meriti al 13esimo uomo perché ha avuto un pubblico favoloso e a noi ci ha dato motivo di grande lustre e orgoglio vincere questa corazzata. A noi gli facciamo i nostri più sinceri auguri per il proseguo del... Speriamo che vengano ripescati, che facciano la domanda di ripescaggio. Rifacciamo il derby l'anno prossimo. Ecco, tanti auguri all'Isernia. Invece qual è l'augurio per l'Alto Casertano? Quale sarà il futuro della squadra? Allora, l'ho detto in conferenza stampa a luglio 2019 quando prendemmo la Capretese. Vogliamo portare il calcio professionistico nell'Alto Casertano, questo è soltanto il primo step, ora incominciamo a lavorare nei prossimi anni per arrivare in Serie C, continueremo sul nostro progetto e noi ci riusciremo, c'è un'intera popolazione che ha voglia di riscatto. We'll be right back.
E anche per oggi è tutto, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, vi lascio con i resoconti delle partite di campionato e vi auguro buona serata, arrivederci. Chiude con una sconfitta al Ferranti il Notaresco, che nei play-off affronterà al Savini nella semifinale di mercoledì 23 il Matese, quinto classificato e vittorioso negli istanti finali a Rieti. La stagione regolare del Porto Sant'Elpidio termina con una vittoria, la quarta in stagione, ed il penultimo posto, lasciando l'ultimo gradino all'Olimpia Agnonese. Mister Ottavio Palladini si affida al proprio bomber Spagna, dall'altra parte Epifani, oltre agli infortunati Banegas, Bianciardi, Cancelli e Colombatti e dallo squalificato Di Stefano, tiene a riposo i diffidati Gallo e Marchionni, panchina iniziale per Speranza, Frulla e Da Quadro. Esordio da titolare per il portiere De Malia al posto di Sciba. Appena tre giri di lancette del numero 12 rossoblu sporca i guanti, bloccando un tentativo di Spagna. Va decisamente meglio qualche minuto più tardi al nono, quando lo stesso attaccante di casa tramuta in rete di testa un calibrato cross di Cantarini. Settima rete stagionale per l'attaccante ex Loreto. La prima sortita offensiva del Notaresco al 23esimo, l'estremo Cavalieri è bravo sulla battuta di Mancini. I padroni di casa agiscono di rimessa sfruttando ogni minima disattenzione della difesa abruzzese. E dal 37esimo è Gelsi, figlio dell'ex giocatore del Pescara, Michele, nonché ex Sambuceto e Torrese, a griffare un bel gol, tiro a giro sul secondo palo, che non lascia scampo all'estremo ospite. Poco prima del riposo il Notaresco ha la ghiotta chance per accorciare le distanze. Mancini si libera bene in aria, ma poi conclude sul fondo da ottima posizione. Le immagini di Claudio Di Giacomo ci portano alla ripresa, che si apre al 17esimo con una doppia occasione per i marchigiani nello spazio di pochi secondi. De Malia è miracoloso sul colpo di testa botta sicura di Aliffi, sul prosieguo dell'azione la deviazione di Spagna termina fuori. Un minuto più tardi si fa trovare pronto sul fronte opposto del campo Cavalieri, sollecitato dalla battuta di Buonavoglia entrato da pochi minuti. Si susseguono i cambi, nel Notaresco fa il suo esordio assoluto in D il classe 2003 Riccardo Antonacci, e fino al fischio finale non succede praticamente più nulla. La Recanatese onora al meglio il suo ultimo giorno di scuola, batte meritatamente la Vastese e chiude il più altalenante campionato della sua storia al settimo posto. Un piazzamento lontano anni luce dai desiderata della società, ma qualche barlume di ottimismo si può intravedere per il futuro prossimo. Intanto i giovani ce ne sono di interessanti e qualcuno di ottima qualità, e sicuramente almeno negli ultimi due mesi la mano dell'allenatore è sembrata evidente. Dunque un consuntivo double face estremamente deludente rispetto agli obiettivi iniziali, meno amaro invece se consideriamo quelle che potrebbero essere le prospettive. La gara odierna ha confermato il recente trend positivo, eccellente la prima frazione dei giallorossi che stavolta poi nella ripresa hanno controllato senza affanni eccessivi. Caldo quasi tropicale al Tubaldi, ma nonostante il clima, il ritmo almeno iniziale non è disprezzabile. Subito Giaccaglia apre sulla destra per Gomez, diagonale che termina di poco fuori. Gli abruzzesi rispondono al 17esimo con una punizione di Obodo dal vertice sinistro dell'area di rigore, con il pallone che non termina lontano dall'incrocio dei pali. Al 25esimo il gol che decide la partita, solito traversone con il contagiri di Pezzotti e titone magistrale, per usare un termine cestistico, in allontanamento, a spedire il pallone in fondo al sacco con Di Rienzo incolpevole. I leopardiani insistono, 35esimo, ottimo movimento di Pezzotti che evita un avversario, scarica il sinistro che termina di un soffio sopra la traversa. Qualche cambio inevitabile nell'intervallo e nella ripresa al decimo l'indiavolato Liguori prende palla a metà campo, salta un paio di avversari, si aggiusta il tiro che termina sul palo. Al 19esimo punizione per gli ospiti, traiettoria lunga sulla quale si avventa Martiniello che colpisce il palo esterno con Amadio comunque nei pressi. Poco dopo Curzi offre un bell'assist a Titone che punta l'avversario, si accentra, ma ancora una volta è il montante a tenere in vita la Vastese. Gli ospiti ci provano ma la Recanatese regge, un'opportunità arriva al 41esimo su pallone perso da Curzi, Martiniello prova a piazzarla ma Amadio è pronto. Finisce quindi con una vittoria di misura comunque pienamente legittima. Da domani si inizierà a programmare il futuro senza dimenticare però quel pizzico di buono che pure questa disgraziata stagione ha saputo offrire.
Real Giulianova e Castelnuovo presentano i titoli di coda, nei quali in buona sostanza c'è scritto il profondo rammarico per i neroverdi di aver mollato sul finire di stagione anche causa Covid. Un playoff tenuto in pugno per mesi, mentre i giallorossi hanno dapprima lottato e poi evitato i playout, grazie alla variazione di griglia a torneo in corso. Bitetto sceglie ancora il duo Paudice e Barlafante, mentre Di Fabio, che ha giocato venerdì a Recanati, ritrova se stesso in panca Terrenzio e Fagioli. Con le immagini e il montaggio di Maria Carannante andiamo subito al nono del primo tempo esterno di Porrini. Si distende Mora, tiro non potente ma insidioso. Quattordicesimo, azione prolungata neroverde. Manari disegna una parabola che va a baciare in pieno il palo opposto a quello di tiro. Si fa vedere il Giulianova un minuto dopo, il pericolo occorso direttamente con Danna che prova il tiro secco spentosi al lato di Porrini. Il Giulianova sembra prendere le misure al Castelnuovo, si pone a 5 in occasione di non possesso e così facendo disinnesca gli avanti ospiti. Anzi, al 43esimo pareggia il conto dei pali. Un tiro cross apparentemente innocuo di Ancinelli, battezzato da Porrini fuori, va a planare sulla traversa. Caldo ma soprattutto afa, un minuto di recupero e poi corsa all'oasi nello spogliatoio. Nella ripresa subito l'episodio che deciderà il match. Al sesto Mora frana ingenuamente su D'Egidio, penalty sciocco ma inevitabile, dal dischetto lo stesso numero 7 che spiazza ed angola 1-0, vantaggio esterno. Reazione dal Giulianova dal sedicesimo in poi, sui piedi di Caso che azzarda ma non inquadra. Al ventiduesimo l'occasione per il pari dovrebbe cadere sulla testa di Danna che però manca l'impatto. Iniziano i cambi bifronte, il Giulianova ora gioca a trazione anteriore mentre gli ospiti cercano di gestire il vantaggio e preferiscono agire di rimessa. Bitetto prova anche la carta forcina e si sistema con il 4-3-3. È al minuto 43esimo è De Cerchio che può colpire, ma il tiro è centrale. Ma l'urlo del gol si smorza quando Barlafante, un minuto dopo, manda alto con poca fortuna a porta vuota, porta stregata, insomma, per i giallorossi che forse hanno il torto di svegliarsi troppo tardi ed entrano in partita ugualmente più in là. Castelnuovo bravo fino al gol e anche fortunato a difendere il vantaggio. Alla fine Bitetto parla del presente, di quello che è stato, ma anche e soprattutto quello di cui potrà succedere in futuro.